Sì, sarò estremamente sintetico in quello che era un po' lo spunto della giornata. Il professor Donati prima ha anticipato alcuni temi, come quelli della sussidiarietà, la partecipazione, e con lui ho collaborato spesso, proprio cercando di incrociare alcune esperienze diverse, tra cui quella giuridica, quella della comunicazione. E oggi vi voglio parlare di un tema particolare di cui mi sono occupato, che è quello della diffusione dei dati di performance sanitaria, ovvero dell'opportunità di rendere contatto, di rendere conto di un diritto d'uomo anche ai cittadini all'interno di processi che portano alla trasparenza di dati di performance. È un tema particolare che in Italia di base dato se non a livello sperimentale, di utilizzo dei dati di performance a scopi comunque sempre interni, mai di trasparenza, mentre ci sono esperienze in altre realtà con motivazioni anche molto differenti, ad esempio negli Stati Uniti, dove l'utilizzo dei dati è prevalentemente legato a un sistema sanitario in qualche modo competitivo, quindi l'avere dei dati, confrontarli, serve per far scegliere in un contesto appunto ben diverso. Il sistema sanitario inglese si è adattato ad una decina di anni un sistema di questo tipo con motivazioni che possono essere più avvicinate a quello che è anche il modello sanitario italiano, ad esempio in primo luogo appunto quello di rendere conto, quindi di riconoscere in qualche modo un diritto in capo ai cittadini. E dall'altro ovviamente c'è sempre quello di efficientamento, quindi anche di attenzione a processi più organizzativi. E dei vari usi che si possono fare, appunto quello della diffusione, quindi della mettere a disposizione dei cittadini i dati, è quello più interessante e complesso. E il risultato sanitario si inserisce nel discorso più ampio, no? Il tema dell'importanza del risultato per la pubblica amministrazione, quindi stimola altri discorsi legati alla quantitativi, alla nuove forme di legittimazione, piuttosto che appunto il discorso del contenimento anche della spesa, quindi il risultato per misurare. E, intorno a questo tema appunto si possono agganciare varie riflessioni in tema di opportunità nel rendere trasparenti e nel introdurre i cittadini all'interno di un processo che può portare alla valutazione e alla diffusione di questi dati. E il tema è complesso perché ovviamente il risultato in ambito sanitario non è un risultato solo di efficienza, è quello già in parte si valuta, ma è un risultato in termini di salute, quindi un risultato fine ultimo del sistema, che è quello della salute, non è quello dell'economicità. Quindi questa peculiarità del tema ha delle incidenze sociali rilevanti, perché una maggiore trasparenza di base potrebbe portare a una maggiore equità, cioè ho più dati, quindi posso scegliere in maniera, posso dare a tutti quindi equità, la libertà di scegliere adeguatamente, poi dal lato della libertà, poiché avendo delle informazioni sono di quel modo più pieno, posso esercitare più pienamente la mia libertà di scegliamento. A questo si accompagnano ovviamente delle criticità rilevanti. In primo luogo tecniche, ovvero la costruzione degli indicatori, decidere cosa misurare, cosa anche il prendere in considerazione che solo alcune cose possono essere misurate e valutate, quindi quelle che non verranno misurate e valutate non conteranno, quindi si possono creare poi anche meccanismi distorsivi in qualche modo, perché uno poi si concentra solo sugli aspetti che possono essere valutati e scappa magari di una completezza nella programmazione a lungo termine. Quindi oltre a questi aspetti di tipo tecnico c'è l'aspetto più complesso, ovvero quello di rendere i dati trasparenti. La trasparenza non è una mera pubblicità, cioè una volta che io ho dei dati di questo tipo, il metterli a disposizione di tutti non significa averli comunicati nel modo corretto. La condivisione
non equivale alla comprensione. Lo scaricare sul cittadino l'obbligo e il dovere di interpretare le informazioni è nocivo, cioè non è. Quindi il discorso sulla comunicazione e la partecipazione presuppone dei aspetti di strategia che vengono prima. Quindi attenzione, far comprendere i dati è l'obiettivo, non è renderli disponibili. Allora, per farli comprendere bisogna utilizzare una macchina più complessa che prende in considerazione attività di formazione, prende in considerazione attività diverse e più diffuse di partecipazione, quindi costruzione di modalità interattive con i cittadini che possono già predisporre un contesto di un certo tipo, ma significa anche giocare una partita con altri soggetti particolarmente rilevanti, in particolare i medici di base, che sono i principali orientatori della scelta del cittadino, quindi solo il loro coinvolgimento può portare all'orientamento, a un orientamento più elevato, e ovviamente anche una collaborazione con i mezzi di informazione, che sono quelli che spesso utilizzano informazioni di questo tipo in modo scandalistico. In Italia quando sono usciti i primi esperimenti del progetto Mattoni, no? Che ha creato un pacchetto di indicatori, subito sui giornali sono usciti una serie di informazioni abbastanza, anche queste non controllate, ovvero il fare le pagelle degli ospedali, no? Si muore più qui rispetto a qui, e non è, ovviamente non è la funzione che dovrebbero avere i dati di questo tipo, cioè la comparazione deve sempre rimanere in un'ottica diversa. Ovviamente devono anche essere costruiti diversamente, ovvero per l'uso interno servono alcuni tipi di dati, per l'uso esterno devono essere presentati in un altro modo, quindi l'attenzione poi a tutto quello che viene costruito a livello quantitativo implica anche un grosso costo organizzativo e di programmazione di strategia. Detto questo, quindi sulla potenzialità ci sono delle criticità di ricadute a cui bisogna prestare attenzione, ovvero distorsioni in termini di mobilità, sapere che una struttura è più eccellente porta le persone a indirizzarsi verso di quella, con ricadute sia sull'eccellenza stessa, quello che si troverebbe in liste d'attesa più lunghe, incapacità di selezionare i pazienti che avrebbero più bisogno, sia di inefficienza di struttura che dovrebbero abbandonare, orientamento degli investimenti solo sui temi che vengono valutati, quindi il riscatto delle altre cose, l'inappropriatezza nella risposta ai bisogni del territorio, ovvero ricorrere invece magari bisogni degli indicatori. Quindi ci possono essere degli elementi molto, molto critici. Detto questo, cerco proprio di andare all'osso così non faccio perdere troppo di tempo. Quello che voglio dire è che il sistema di attività di tipo partecipativo e comunicativo, che io metto sempre insieme perché il lato della comunicazione è costruito soprattutto dalla presenza del soggetto altro, no? Non c'è comunicazione, si chiama informazione, si parla solo uno e l'altro che sta ascoltare. Nella comunicazione già c'è un'interazione che presuppone dei luoghi per questa interazione, quindi se c'è un luogo c'è partecipazione. E quindi attenzione, non illudiamoci, perché comunque la domanda di maggiori informazioni, maggiori dati può essere pericolosa, perché spesso viene fatto da persone che hanno delle competenze in materia, che siano queste associazioni o così via, ma può avere delle ricadute opposte alle aspettative, ovvero se una domanda di maggiori dati per equità, quando poi si può in realtà avere l'effetto opposto, ovvero ricreare le stesse distorsioni dovute a fattori socio-economici del tipo che ci sono più informazioni ma ci può accedere solo qualcuno, ad esempio utilizzare le informazioni su internet non comporta che tutti possano accedere a queste informazioni. Ancora, visto che queste informazioni possono influenzare la mobilità, ovviamente chi si può muovere è chi ha più capacità economica, quindi non si va a annullare delle dinamiche che sono in corso. Queste dinamiche vanno controllate, quindi questo discorso deve essere integrato in una programmazione organica, quantomeno a livello regionale, ancora di più a livello diciamo, nazionale, direi. Io chiederei. Ora chiederei a quei pochi che